preso avvio una nuova stagione di relazioni tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Quindi lei parlava di novità prima. Io non lo so se la Chiesa, anzi lo so, se la Chiesa di adesso è o non è quella di prima. Per me è la stessa di prima. È nata un po' questa nuova relazione tra Repubblica Italiana e Santa Sede, che qui è importante, rispetto alla tradizionale prassi concordataria, porta a valorizzare il ruolo ed il contributo della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale significativamente viene riconosciuta personalità giuridica ex lege. Veniva poco fa ricordato, in particolare il ruolo della Conferenza Italiana risulta riconosciuto nel nuovo accordo concordatario, da un lato mediante l'attribuzione di significative funzioni e speciali compiti in materia di attuazione pattizia, dall'altro lato mediante la previsione che, e qui io leggo l'articolo 13 numero 2 dell'accordo, mediante la previsione che ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra Chiesa Cattolica e lo Stato potranno essere regolate con intese con le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana, recita così proprio l'articolo 13 al numero 2. Bene, la previsione degli auspicati nuovi livelli di trattative e di nuove forme di accordo prospetta ulteriori sviluppi del principio di bilateralità ed esprime quello spirito, leggo ancora qui proprio il numero 1 dell'accordo, ed esprime quello spirito di reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo, interessante questa finalizzazione, no? Per la promozione dell'uomo e il bene del paese, pur nella riconosciuta distinzione delle competenze che caratterizza la nuova legislazione concordataria e deve orientarne l'interpretazione e lo sviluppo. Essa, inoltre, consente una maggiore duttilità dello strumento pattizio, non so se ho interpretato bene, ma consente una maggiore duttilità dello strumento pattizio e l'opportuna inclusione fra i protagonisti del dialogo tra Chiesa è stato di quell'episcopato nazionale che già il Concilio, già il Codice nell'83 avevano riconosciuto in maniera abbastanza chiara, abbastanza ampia. Ora, quarto punto, quindi è brevissimo, qua un po' di pazienza adesso, posso continuare? No. Bene, ora la domanda, quali sono, perché voi mi avete chiesto che ha fatto sta Chiesa italiana, questa Conferenza Episcopale Italiana in questi 30 anni? Avete chiesto questo, almeno questo è così, onorevole Attavini? Fondamentalmente sì. Ecco, allora, e adesso che rispondo? Sono arrivato finalmente a rispondere a questa domanda. Bene, quali sono le tappe attraverso le quali la CEI ha di fatto esercitato il suo ruolo riconosciuto dal codice e dall'accordo, e in quali ambiti specifici si è spesa la CEI? Gli ambiti sono sostanzialmente due: il primo è quello dei beni ecclesiastici e del sostentamento del clero, il secondo è quello dei rapporti finanziari tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Viene ricordato che rispetto a questi ambiti è unanime l'apprezzamento per l'impegno profuso dalla Conferenza Episcopale Italiana nel dare attuazione in tempi rapidi a una riforma radicale. Questo viene fuori dalle date che vi darò, no? In tempi rapidi a una riforma radicale ed organica che ha comportato una rilevante trasformazione nell'assetto dell'organizzazione ecclesiastica.